Salve a tutti ragazzi e bentornati nel secondo canale di Danix0689. Eccoci qui di nuovo con la carriera di WRC4. Proseguiamo nel penultimo appuntamento per quanto riguarda la carriera in categoria WRC2. Siamo con il sesto su 7 di rally, quindi rally di Australia. Per chi è ancora, per i nuovi iscritti, ancora non ha seguito questi video, li trovate tutti in playlist dei precedenti video, dei precedenti rally che abbiamo vinto tutti, come vedete tutti in posizione raggiunta, prima posizione. Siamo con il penultimo appuntamento, quindi rally di Australia, obiettivo rally sempre terza posizione. E come vedete il rivale di rally è proprio Robert Kubica, il nostro rivale nella classifica del campionato per quanto riguarda la categoria WRC2. Quindi dopo il rally di Australia ci sarà l'ultimo appuntamento, il rally di Spagna, e poi vedremo le offerte per andare nella fatidica massima serie della WRC, dove sfideremo i migliori piloti di questa categoria WRC. Quindi andiamo con il rally di Australia. Intanto io ringrazio per chi mi segue nel canale, per chi segue questi video di tutta la serie. Ricordo la difficoltà per quanto riguarda WRC4 e 7 su 10 la difficoltà delle IA comandate dall'intelligenza artificiale, comandate dal computer. E quindi, come detto, ringrazio gli iscritti che mi seguono a questo secondo canale. Stanno sempre, vedo che stanno aumentando gli iscritti, quindi li ringrazio. Quindi, ok, quindi adesso possiamo concentrarci bene in questo rally di Australia. Quindi andiamo, vai alla gara. Quindi, come per chi mi segue già sa più o meno come è fatta la carriera di WRC. Ci sono giorno 1 due tappe, giorno 2 altre 2 e l'ultimo giorno altre 3 tappe, quindi il totale di 6 rally. Quindi adesso lunghezza del primo stage da 3,9 km, andiamo. In Australia si corre sui percorsi ghiaiosi del Nuovo Galles del Sud. Le tappe, piuttosto veloci e scorrevoli, presentano un fondo con un buon grip, ma i soventi passaggi attraverso strettoie e boschi richiedono comunque una guida attenta e precisa. Perfetto, quindi rally, anche questo come vedete che avevamo già fatto nella categoria WRC3. Un po' i rally si ripetono perché è ovvio, il campionato è sempre della WRC. Quindi si parte sempre con la nostra Proton Satria. Iniziamo anche abbastanza male con un 360 gradi. Vabbè, quindi continuiamo. Qui ho cambiato visuale, intanto accidenti. No, vabbè, qui mi sono incasinato un attimo perché purtroppo ho cambiato visuale. Quindi adesso, ok, ecco qua, comunque avremmo perso perché purtroppo ho cambiato visuale, quindi perso un po' il controllo della macchina. Vediamo comunque il primo checkpoint, neanche tanto, di 0,57, neanche di un secondo, quindi abbastanza buono. Io ragazzi spero che vi stiano piacendo questi video della carriera di WRC4. Ringrazio, come ho detto precedentemente, gli iscritti, un canale che cresce grazie a voi, grazie alle vostre visualizzazioni, agli iscritti che salgono. Quindi, come ho detto, ringrazio i primi iscritti, un canale che, come ho detto, è stato fatto più o meno un mesetto, qualcosa di più, e abbiamo già più di 130 iscritti, quindi un traguardo abbastanza buono. Quindi ringrazio gli iscritti. Poi va bene, ci abbiamo anche
per chi mi conosce, per chi mi segue, anche il canale principale, dove carico tutorial. Tanto qui ce ne andiamo per boschi. Primo canale di tutorial, dicevo, dove anche lì stiamo andando alla grande. Abbiamo già più di 7000 iscritti, quindi grazie anche per quegli altri iscritti del canale. Adesso comunque concentriamoci un attimo su VRC, perché su VRC4, perché stiamo andando veramente male. Abbiamo perso, mi pare, se non sbaglio, più di 5 secondi nell'ultimo checkpoint. Quindi concentriamoci un attimo alla guida, perché come ho detto dobbiamo andare bene. Il rivale da battere, come ho detto, è Robert Kubica, che è anche secondo nel campionato, che abbiamo recuperato. Intanto comunque il primo stage non è importante, arrivare in prima posizione. Tutto qui c'è questo tornante un po' difficile. Ok, perfetto, proseguiamo così. Vabbè, proseguiamo, non voglio usare altri flashback, quindi vabbè, qui non voglio usare altri flashback, ma qui per forza mi tocca utilizzarlo, perché siamo andati proprio lì. No vabbè, qui stiamo andando veramente male, abbiamo perso un sacco sicuramente. Vediamo un po', la macchina l'abbiamo completamente distrutta. Sesta posizione, 6 secondi 89, vabbè, li recupereremo con, andando avanti con il rally di Australia. Quindi andiamo con il secondo stage da 4 e 1, proseguiamo. Intanto tra poco ci saranno nuove serie, qualcuna ve l'ho già detta, però non voglio spoilervi niente, le vedrete nel canale quando caricherò i primi video. Tra poco si inizierà con delle serie molto interessanti. Intanto continuiamo e completiamo questa carriera di VRC4. Cerchiamo di recuperare quel svantaggio abbastanza pesante di 6 secondi e qualcosa. Vediamo se ci riusciamo. Abbiamo anche la macchina molto danneggiata. Ok, qui siamo in vantaggio. Comunque anche questo è un rally abbastanza difficile, strada abbastanza stretta. Andiamo, proseguiamo. Si sente il motore che è leggermente, no, qui dove stiamo andando non ho, ci sono questi dossi che non, la stessa cosa. Allora prendiamo da qui, perché non ho frenato. Ok, abbiamo perso, vabbè. Piano qui. Ok, rally d'Australia che non mi piace assolutamente, l'avevo fatto anche nell'altra categoria VRC2, della categoria VRC2 e non, no, categoria VRC3, e non eravamo andati bene, anche perché non un rally è abbastanza difficile, strade strette. Ok, di un secondo siamo in vantaggio.
andiamo, andiamo. Piano. Ok. Ah no, qui. Ok, c'è un rettilineo. Salto. Andiamo, andiamo, ecco qui un bel rettilineo. Ok, siamo sempre in vantaggio. Vabbè, qui ci siamo piantati. Perché purtroppo non si vede. Stessa cosa, uguale. Finiamo il flashback, vabbè. Che stavo andando proprio a bomba qui in rettilineo, quindi è difficile riprenderla con il flashback. La macchina, maledetta curva. Ah, maledette pietre, rocce. Ok, che brutta curva questa. Ok, vediamo. Utilizzando troppi flash perché vabbè. Siamo arrivati per la posizione, abbiamo guadagnato 2 secondi e 16 e restiamo a 3.02. Vabbè, adesso ripariamo un po' la macchina, che l'abbiamo parecchio distrutta. Ok, allora diamo ripara. Allora, sospensioni, motore, scarico, carrozzeria no, questo sì, questo perdiamo, ok, lasciamo così e andiamo. La carrozzeria non ci interessa. Andiamo con le tappe 3 e 4 del Rally di Australia. Altro stage di 4 km. Vediamo di guadagnare altri secondi. Ok, tornante, altro tornante. Se non sbaglio è lo stage che abbiamo fatto prima, però mi pare al... vabbè, qui ho preso poco a poco quello addosso e si è subito capottato. Sì, gli stage si ripetono, sono un po' al contrario qualcuno, quindi si ripetono. Infatti questo l'avevamo fatto prima al contrario, però andiamo, 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 andiamo. Perfetto, 4 secondi addirittura. Abbiamo guadagnato un sacco in quel tratto. Andiamo qui. Dobbiamo stare attenti. Ai lati abbiamo gli alberi. Alberi all'esterno, infatti. Restiamo sempre in vantaggio di 4 secondi. Non voglio andare proprio a pieno con la velocità, perché poi c'è qualche curva difficile, quindi si può sbattere, altrimenti si può andare
pieno. Ehi, stai attento. Temo che il motore abbia dei grossi problemi. Rettilineo. Attenzione, centro, sinistra 3. Abbiamo perso qualcosina, ma siamo sempre. L'abbiamo vista brutta. Fatto quella curva. Piano piano piano. Ah, dov'è? Vabbè, non l'avevo vista che era una curva da tornante. Perché neanche le guardo le segnaletiche che vedete in alto che escono, non le guardo io, perché se riesci a guardare quelle non guardi la strada, quindi faccio prima a guidare io senza quelle segnaletiche. Ok, siamo arrivati, comunque dovremmo essere prima, addirittura 5 secondi, quindi guadagniamo 2 secondi e 77 nella classifica. In questo terzo stage siamo andati benissimo. Andiamo con il quarto. Da 4-2. E vediamo. E poi ci sarà l'ultimo rally della categoria WRC2, rally di Spagna, e poi vediamo le offerte della categoria, della massima categoria WRC. Sfideremo Sebastian Lub, che per chi segue WRC, per chi segue la WRC, conosce che è un pilota abbastanza il più forte per quanto riguarda questo sport. Quindi andremo nella categoria WRC e vediamo di batterlo, che ormai penso che il campionato della categoria WRC2 l'abbiamo vinto, siamo primi pienamente a punteggio pieno, abbiamo vinto tutti i rally, quindi non ci sono problemi per aver vinto per questo campionato. Qui. Ok, siamo in vantaggio anche qui. Vediamo che offerte ci arrivano poi dalla WRC, da parte della WRC. E lì sarà il campionato, sarà completo nella categoria WRC. Saranno tutti i rally come nel campionato reale della WRC. Ok, andiamo. Destra, vabbè. Ecco questa curva. Abbiamo sbagliato anche prima. Andiamo, stiamo andando bene anche qui. Così, perfetto. Ok, 3 secondi e 38, quindi stiamo andando bene. Altro tornante. Andiamo. Rettilineo. Paletto tolto. Abbiamo perso anche qualcosa. Tratto di asfalto. Tratto finale di asfalto. Sinistra 5, lunga, 40, sinistra 3,
Allora, piano 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 qui. Ok, siamo arrivati. Perfetto, vediamo come siamo arrivati in classifica. Dovremmo essere i primi, sì, 3 secondi 99, quindi classifica generale a 6,75, perfetto. Comunque neanche tanto il vantaggio. Adesso facciamo le ultime riparazioni e poi gli ultimi due stage. Allora, ripariamo ruote, carrozzeria. Cambio anche. Perdiamo. Va bene così, lasciamo così e andiamo in gara. Facciamo gli ultimi due. Il quinto sicuramente più lungo, infatti da 6 e 9. È sempre il più lungo, il penultimo stage. Quindi si deciderà qui il rally di Australia. Abbiamo 6 secondi di vantaggio. Non è neanche poco, quindi possiamo gestire tranquillamente il vantaggio. Andiamo, andiamo, andiamo. Perfetto, rettilineo. No, vabbè, qui mi hai tolto, mi hai rimesso. Non mi devi rimettere nella strada, se no perdo un botto. Non mi interessa, vabbè, prosegui. Ormai ero entrato troppo veloce in quella curva. Era difficile riprenderla. 4 secondi abbiamo preso. Attenzione, abbiamo perso veramente molto con quell'errore. Bisogna stare attenti perché abbiamo solo 6 secondi di vantaggio. E lo stage è anche abbastanza lungo. Cerchiamo di gestire e di recuperare. Andiamo, comunque abbiamo dei danni anche alla macchina, non ha molto accelerazione come prima, abbiamo proprio danneggiato con quel colpo. Vediamo se abbiamo recuperato. Attenzione, abbiamo perso altri 3 secondi, andiamo a ben 7 secondi. Quindi rischiamo di non di perdere anche la nella classifica generale. Vabbè, questa curva è impossibile da fare, è strettissima. Cioè, mettiamo anche queste cavolo di barriere. Attenzione che stiamo perdendo un botto qui, eh. Anche qui un altro errore. Una volta che si perde tempo è difficile recuperare. No, assolutamente. Macchina non cammina. Cammina assolutamente. Andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo se recuperiamo nel misto. La parte centrale dello stage, vediamo se riusciamo a guadagnare di nuovo. Detti tornanti.
all'arco. Vediamo un po'. Se abbiamo perso o guadagnato. Qui va bene. Dove cavolo è il checkpoint? Lontanissimo. No, 9 secondi. 9 secondi. Troppo. Abbiamo la macchina distrutta in un cammino. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo a manetta, dai. Clamorosamente perdiamo tutto il vantaggio in questo stage. Se becchiamo più di 9 secondi. Andiamo qui. Andiamo, andiamo, andiamo. No, 10:40, perdiamo un secondo a checkpoint, quindi ci becchiamo ben. Andiamo a 4 secondi dal secondo, purtroppo. Sì. Vabbè, 8:55. Vabbè, perdiamo. Purtroppo però perdiamo a 1:81. Vabbè, dobbiamo assolutamente arrivare i primi nell'ultimo. L'ultimo dobbiamo assolutamente arrivare i primi. Vediamo. 2,5 km. Dobbiamo guadagnare un secondo. E 85, vediamo. Almeno 2 secondi dobbiamo dare al primo. Ma purtroppo quell'errore iniziale di prima ci ha rovinato tutto. No, vabbè, qui se iniziamo così non andiamo da nessuna parte. Anche qui questa curva non l'avevo vista. Poi sinistra 4, destra 3, 60, poi sinistra 6. Il 48. Siamo in vantaggio, ma diventa sinistra 5, poi destra 6, 100. Attenzione, sinistra 4, destra 1. Piano 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 piano. Destra 4, sinistra 34. Vantaggio, dobbiamo dargli almeno un secondo e qualcosa. Vediamo se nel misto ci riusciamo. Dai, 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 dai. Settanta, guadagniamo qualcosina. È anche breve questo checkpoint. No, vabbè, qui non puoi mettere queste curve così del cavolo, non puoi mettermi queste curve così. Vabbè, ma mi mette queste curve così, io sto dando una bomba e mi metto tornanti del cavolo. Intanto abbiamo guadagnato 2 secondi. Altra curva impossibile da fare, mi mette queste cunette nei lati.
anche qui, no? Curva impossibile sono. Che si vedono, dove bisogna andare. Vediamo, eravamo in vantaggio, vediamo se abbiamo perso o guadagnato. Ah, abbiamo guadagnato, quindi 3,74 e ci becchiamo, vinciamo il rally di un secondo e 94, il terzo addirittura 11. E quindi bottino pieno anche in Australia, 25 punti, andiamo a 150 punti, quindi il campionato è praticamente vinto perché manca solo un rally al termine della categoria WRC 2. Ok, adesso vediamo il podio. Vabbè, andiamo avanti. Adesso c'è il prossimo che WRC 2 giochi chiusi, infatti, dopo aver corso una splendida stagione, Hanks vince il titolo mondiale, infatti. Abbiamo vinto Kubica secondo, abbiamo perso, ma sono comunque contento per la nostra stagione. Vabbè, intanto vinciamo noi. Comunque, calendario rally, infatti c'è l'ultimo rally, rally di Spagna, obiettivo rally quinta posizione, vinciamo anche questo, cerchiamo di vincerli tutti. E vabbè, noi ci vediamo con il prossimo video, con l'ultimo appuntamento della categoria WRC2, e poi passeremo alla massima categoria WRC, quindi lì ci sarà un po' più di battaglia. Quindi vabbè, noi ci vediamo con il prossimo video, commentate, mettete vi piace, iscrivetevi anche al canale, ai due canali che sono in descrizione, alla pagina Facebook. Noi ci vediamo con il prossimo video, con un saluto a tutti da Danix0689.